È stato presentato presso la Sala Stampa Nazionale di Milano il volume illustrato Dottore Olasma è grave, il primo romanzo collettivo di storie vissute. Un'iniziativa realizzata nell'ambito della campagna Dottore Olasma è grave, promosso da AITO, Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri, con il patrocinio di Federasma e Allergie Onlus, in collaborazione con Respiriamo Insieme e Associazione Asma Grave, con il contributo incondizionato di AstraZeneca, GSK e Sanofi. L'asma è una delle patologie croniche più diffuse, tanto che in Italia ne soffre il 4,5% della popolazione, ossia circa 2,6 milioni di persone. Di queste, circa il 5% soffre di una forma grave di asma che condiziona seriamente la qualità della vita. Con l'introduzione dei biologici, dei farmaci biologici, adesso siamo in grado di trattare questi pazienti molto bene, ma soprattutto ridurre quei due aspetti veramente importanti, che sono l'utilizzo di cortisonici e le riacutizzazioni. Con questi farmaci riusciamo spesso ad azzerare l'utilizzo dei cortisonici, azzerare o ridurre molto, in modo molto importante le riacutizzazioni e anche appunto migliorare la qualità della vita e l'aspettativa di vita di questi pazienti. Le 11 pazienti con asma grave e patologie respiratorie in generale hanno partecipato al corso Scrivere di sé, realizzato in collaborazione con Scuola Holden, coordinato dal docente e scrittore Alessio Romano. Abbiamo in collaborazione con la scuola Holden creato questo corso di scrittura creativa per dar voce all'asma grave e è venuto fuori questo libro, questa raccolta di racconti che si rappresentano in maniera molto, molto, molto empatica, molto potente quello che è il complesso viaggio del paziente con asma grave. Per ciascuna delle 11 storie che compongono il romanzo sono state realizzate delle illustrazioni dalla content creator Beatrice Fanzaga in arte Grafichette che ne esplorano il significato emotivo. È nata proprio l'esigenza in maniera così naturale, spontanea, di andare a fare una retrospettiva anche rispetto alla malattia, al percorso diciamo di 15 anni di sofferenza, no? E di difficoltà. Il libro è scaricabile in versione digitale sul sito dottoreasmagrave.it/libro.